Il ministro Azzolina ha dichiarato che a settembre riprenderanno le attività scolastiche con lezioni all'aperto. Attenzione, perché questo è un cambiamento sostanziale. Pensate solo fare l'appello in un parco. Dice: "Lei di che classe è?" Io: "No, no, io non sono uno studente, sono un maniaco. Venivo sempre in questo parco, non sapevo che oggi c'era lezione. Comunque, se fate anatomia, rimango. Fuori, vada fuori." Ma poi voglio dire, tanto tanto fare lezione all'aperto a settembre ci può anche stare, ma ottobre, novembre, dicembre, quella sarà una gara a eliminazione diretta. Dice: "Vedo che la sua è una scuola d'élite, in classe c'ha solo 3 allievi." No, in realtà è a settembre ne ho 34, ma la prima grandinata me l'ha subito dimezzati. E anche le gite scolastiche cambieranno. Di solito la gita scolastica, no, noi l'abbiamo fatta a scuola, era l'evasione per uscire dalla scuola e quindi andare a Parigi, a Roma, a Venezia. Ora, facendo lezione all'aperto, gli studenti vorranno andare a visitare il salotto del bidello, il monolocale della professoressa, la cantina del dirigente scolastico. Cambieranno anche i provvedimenti disciplinari. Prima, se un allievo faceva confusione durante la lezione, la professoressa diceva: "Lei, fuori, fuori dalla classe!" E quello se ne usciva. Ora, facendo lezione all'aperto, la professoressa si dice: "Lei si rinchiuda in classe, veloce, tutta la mattinata." Ecco, se così fosse, io ve lo dico, nei mesi invernali prevedo un aumento dei provvedimenti disciplinari. Sono sensitivo, queste cose io me le sento.